di averti con noi. Seconda scenata di gelosia, perché devi venire in studio. Ecco. Vabbè, intanto, ciao, ciao Serena, ciao a tutti presenti in studio, a tutti quelli che stanno seguendo da casa. È vero, infatti te lo tutte le volte te lo prometto, però tra una storia e quell'altra non possiamo mai incontrarci, perché purtroppo, anzi per fortuna, tutta una serie di cose da fare, di preparazione, quindi non riesco ad esserci. Però è una promessa innovo, insomma. Va bene, speriamo di riuscire. Va bene, dai. Peraltro è programma che l'anno scorso andò benissimo e quest'anno andrà ancora meglio. Sono due puntate, la prima questo venerdì, quella ancora dopo. Ne parliamo subito, anche perché tu hai accettato di fare il conduttore proprio perché volevi divulgare una coscienza ambientale che è sempre più importante mantenere, però consentici di ascoltare un po' della tua musica. Vai. Volentieri. Cala il vento, nessun dissenso, di nuovo tutto tace. E allora avanti popolo che spera in un miracolo, elaboriamo il lutto con un amen. Dal ricco Luca scettico al povero di spirito, dimentichiamo tutto con un amen. Basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che se tu devi stare bene quando io sto male, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa. Lezioni di Nirvana, c'è Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria. La folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarma, occidentali scarma. Ecco qua, cominciamo subito. Lezioni di Nirvana, esatto, ci siamo subito. Fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria. La folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarma. Come va questo ragazzo? Ti somiglia? Ti imita bene? Sì. No, anche perché Occidentali Karma è una di quelle classiche canzoni. Io dico, vabbè, la canzonetta, c'ha cioè quella feel, però in realtà non è proprio semplicissima da cantare, perché non ha un fiato, è tutta di continuo. Vabbè, comunque, complimenti. Francesco, peraltro, l'anno scorso, quando io devo dire, ho visto il programma e ho pensato, da tecnica della televisione, è nato un conduttore. Tutto questo ti lusinga? Ti porta anche all'idea che un domani potresti intraprendere quella strada, diciamo, come piano B, come cosa in più che ti diverte? Apro e chiudo parentesi, è uscito, esce anche il tuo prossimo singolo, per cui, diciamo, sì, la parte musicale va in parallelo. Prova, guarda, prova a risponderti specificamente. Allora, fare queste esperienze, l'hai detto tu prima, ovviamente intanto quello che sto facendo con Ci vuole un fiore è molto legata al... come ti posso dire, al significato che ha, alla mission intrinseca, che è quella di appunto provare a sensibilizzare le coscienze all'ecosostenibilità. Però lo faccio con in realtà un grande, quindi questo è il motivo per cui mi metto nella veste anche di conduttore, anche se in realtà Ci vuole un fiore è a tutti gli effetti uno show, quindi la verità che mi permette di affiancare alla conduzione pura il fatto di fare delle performance, che poi è quello che faccio, cioè, quindi salire sul palco, cantare, muovermi a tempo, eccetera, eccetera. Quindi lo faccio per ora in questi termini, anche perché sinceramente io lo faccio con un grande senso di responsabilità, però è ovvio che non mi sento tutto, insomma, oggi quantomeno un conduttore vero e proprio, perché continuo ovviamente a portare avanti il mio percorso musicale, che è prioritario. Ma io sono uno che nella vita tendenzialmente dice mai dire mai, nel senso che vivo la vita passo dopo passo, quindi non lo so se poi la mia strada, il mio destino mi porterà verso la conduzione. Per il momento è una strada parallela alla musica. Come le passeggiate in montagna, Francesco, con tuo nonno quando eri bimbo, giusto? Passo dopo passo. Sì, esattamente, esattamente. Il mio nonno Sergio mi ha iniziato
al godimento, se si può dire, insomma, di fare delle belle passeggiate in montagna in particolare, devo dire che è una passione che mi è rimasta tuttora. Io quando posso vado a fare camminate, possibilmente in montagna, perché c'è di mezzo anche la questione della metafora del percorso di vita, no? Perché la montagna, insomma, protendi verso la vetta, ma devi essere concentrato sul passo. Quindi più montagna che mare? Volendo scegliere la vacanza ideale. Allora, la verità è tutte e due. Io sono proprio, perché essendo di Carrara, che Carrara è strana perché è a metà esattamente fra le montagne e il mare, e quindi non mi so, è un mare monti, ecco, diciamo così, è un mare monti. E quindi la verità è che non mi so decidere, perché non mi piace prendere una decisione definitiva. Io credo che nella vita sia bello fare un po' e un po', no? Come te capisco, come te capisco, quanto è al definitivo proprio una roba. No, non fa parte di noi. No, fa parte di tanta gente, devo dire, capisco. Ti racconti. Senti, comunque vi faccio vedere qualcosina da Ci vuole un fiore 2022. Vi dico solo che c'erano Ranieri, tu stai con Insinna e avete letto una poesia di Rodari, Arisa, Luca Parmitano, che è, insomma, uno dei nostri astronauti, peraltro bellissimo, per cui, insomma, godetevi questo medley. Napoli a voce le creature, che sai piano piano, e tu sai che non si sola. Vattene natura, lei si prese paura, fece il suo fagottello, ci mise dentro l'ultimo alberello, l'ultima viola dell'ultima aiuola. E uscì dalla città e andava e intanto pensava, beh, mi fermerò nei boschi, i boschi erano stati disboscati, mi fermerò nei prati, ma i prati erano diventati piccoli. Se il cielo concedesse un po' di grazia ad ogni anima qua giù, io sarei una santa anima che canta. There's a star man waiting in the sky. Serve una rivoluzione politica, sociale, culturale. Sono sacrifici che dovremo affrontare con il sorriso sulle labbra, perché servono per il futuro del nostro pianeta e per le generazioni che verranno. E leggo che quest'anno ci saranno Vecchioni, Stefania Sandrelli, Rosa Chemical, Levante, Nino Frassica e Francesco Arca. Ognuno porterà un suo fiore. Da chi ti aspetti di più? Senza fare una scala ovviamente di valore fra le persone, però chi ti incuriosisce di più? Ma guarda, vabbè, grazie che hai citato questi ospiti, ovviamente ce ne saranno tanti altri, vabbè, che vi lascio la sorpresa. Ma io devo dire che, come posso dire, ho un approccio di stima nei confronti di tutti quelli che vengono a Ci vuole un fiore, perché quindi non te ne saprei dire uno in particolare, perché lo spirito da parte di tutti è veramente quello di mettere, come posso dire, di dare un loro contributo puro, autentico, verso questo tema che è così importante e che è molto legato al sentimento, per quanto mi riguarda. Infatti mi permetto di dirvi questa cosa, che la novità più grande, secondo me, che ci sarà in Ci vuole un fiore di quest'anno e la seconda edizione, è il fatto che sarà molto più incentrato sull'aspetto emotivo dell'avere un'attitudine green. Nel senso, ho un po' lasciato da parte i dati tecnici e scientifici, perché probabilmente sono anche pesanti, poi quello che deve essere un varietà in prima serata deve essere per il tuo intrattenimento e divertimento. Quindi per me è importante la leva emotiva, perché secondo me, banalmente, quando ami qualcuno o qualcosa, in automatico te ne prendi cura, cioè non serve nemmeno che qualcuno te lo impone. E quindi io mi sono ripromesso, con Ci vuole un fiore, di cercare di tornare a far amare la natura, il nostro pianeta, e quindi anche noi, e quindi in automatico ci prendiamo cura del tutto. Senti, ma nella vita di tutti i giorni e nelle rapporti sentimentali, tu sei più quello che si prende cura dell'altro o sei più quello che accetta che l'altra si prenda cura di te?
Bah, secondo me è 50-50, cioè, è un po' anche perché io credo che un buon rapporto, e io fortunatamente ce l'ho con la splendida Giulia che mi sopporta oltre che supportarmi, funziona il nostro rapporto proprio perché c'è questo interscambio, quindi c'è questo dare e avere, e poi per citare qualcuno che scrive canzoni, perché sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa. Esatto, no? Cioè, l'avevo appena delle detto. Le cose si fanno in due. Senti, cos'è la cosa che sopporta più di te, il tuo difetto? Secondo me è pignolo, non so se è un termine giusto, sì, perché io sono... Non sono uno che segue gli oroscopi o comunque i segni in particolare, però io sono vergine di segno zodiacale, e credo, insomma, mi è conosciuto delle caratteristiche che effettivamente tornano, perché sono super precisino, questa tendenza a essere pignolo, e quindi è la cosa che Giulia fa sopportare di più tendenzialmente. Senti, fammi ascendente, però scusami, visto che siamo sull'astrologia. Non lo so. Diciamo così, sono vergine ascendente, cioè basta, nel senso che vado verso l'alto. Va bene, questa già mi sembra una bella definizione di sé, dai. Comunque, la cosa sulla quale sei più puntiglioso, oltre che immagino sul lavoro, cioè a casa, che ne so... Sono precisissimo su tutto, in realtà cerco di... A volte sfocio, credo, nell'ossessione, perché mi piace avere proprio le cose precise. Poi a volte, purtroppo, col lavoro che facciamo, che ci spostiamo di continuo, è difficile mantenere proprio un ordine precisissimo, però ecco, sono precise, cioè, mi piace proprio vedere le cose precise, la simmetria, mi piace la simmetria. Ora, infatti, per esempio, in quadratura fatico perché cerco di stare il più precisamente simmetrico, e quindi sono autopignolo, Ti devi centrare, non male per uno che uno psicologo ha definito ciclotimico, anche lì, amico mio, piacere, però intanto faccio vedere, adesso ce lo dici, però vi faccio intanto vedere, creiamo hype, come si dice, o creiamo attesa per la ciclotimia, ci immergiamo in questo universo di follia, ho fatto pure rima, vi faccio vedere il trailer di Ci vuole un fiore 2023 e qui ascoltiamo anche, credo che ci sia anche la tua ultima... Nuova canzone. La tua nuova canzone che si intitola... L'abitudine. L'abitudine, che cosa brutta l'abitudine. Vai, che cosa brutta, vai. Prima che faccia notte, prima che il vento arrivi e il gallo canti tre volte. Beato il cane al passo del padrone, e che uno stupido per poche azioni, e che siccome tiene un osso in bocca non dirà la sua opinione. Beati tutti gli uomini per bene, chi non sapeva e chi non vuol sapere, e chi ha confuso l'abitudine con la felicità. Ta-ta-ta-ta-ta. E chi ha confuso l'abitudine con la felicità. Ta-ta-ta-ta-ta. 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 E girano, girano gli uomini. Chi ha confuso l'abitudine con la felicità è una frase che ascolto per la prima volta della tua canzone ed è, diciamo, un manifesto. Enorme. A te è mai capitato di confondere l'abitudine con la felicità e come sei riuscito a capire che quella era solo, diciamo, una prigione di sicurezza? Capita, vabbè, intanto ci tengo a dire che questa è una canzone che è frutto della collaborazione con Fabio Elacqua, che è autore con il quale, insomma, ho scritto tante canzoni importanti nel mio percorso, anzi questo brano quindi in particolare, la frase che hai citato è proprio, insomma, viene da un'idea, una suggestione di Fabio. A me è capitato, mi capita di continuo in realtà di ritrovarmi incastrato in questo meccanismo un po' d'abitudine, perché di qualsiasi tipologia, perché la verità è che è proprio il modus vivendi che abbiamo all'interno del nostro sistema sociale che ci porta ad essere abitudinari, cioè a ritrovarci incastrati dentro insomma, l'essere abitudinari. Quindi in qualsiasi cosa, non riesco a farti un esempio unico,
Io tendenzialmente me ne accorgo quando c'è un po' di ripetitività e quindi traducibile in sensazione di noia, di apatia. E poi ovviamente, essendo un po' artistoide, ho, anche per la creatività ho bisogno in realtà di provare tendenzialmente emozioni nuove, slanci emozionali nuovi, e quindi quando mi accorgo di essere in un ciclo, insomma in un circolo vizioso di abitudine, cerco di sconfessare tutti i parametri e insomma andare oltre. Guarda che puoi anche dire che sei un artista, eh? Te lo puoi concedere forse dopo tutto quello che ci hai regalato. Sì, ma mi piace, così mi piace sempre pensare il fatto che me la devo sempre continuare a conquistare l'etichetta d'artista, perché sempre un bello slancio. Qui ti salutano tutti, eh? C'è Romina Carrisi, c'è Cannoletta, c'è Francesco Pini, c'è Laura Frezzi. È un artistivo lui. Chiamiamo tutti, eh? Sappilo. Senti, ti faccio rivedere Piero Angela, prima edizione di Ci vuole un fiore 2022. La ciclotimia non me la sono dimenticata però, eh? Un grande della televisione e della cultura italiana, Piero Angela. Io, pensando al vostro programma e alla canzoncina guida Ci vuole un fiore, che è veramente deliziosa, grazie, ho pensato di fare anch'io, non è una poesia, forse più un rapper, che segue questa traccia e che vi leggerò. Per fare pulizia nel cielo ci vogliono energie pulite. Per fare energie pulite ci vuole tempo. Per fare più in fretta ci vogliono molti investimenti. Per fare molti investimenti ci vogliono decisioni politiche. Per prendere decisioni politiche ci vuole un'opinione pubblica favorevole. Perché un'opinione pubblica sia favorevole ci vogliono forti motivazioni. E perché ci siano forti motivazioni ci vuole molta informazione. Ultimo intervento televisivo del grandissimo Piero Angela. Un uomo che ha sempre guardato al futuro. Bah, certo, assolutamente. Fra l'altro, guarda, un po' vi spoilerò proprio una cosa che faremo in Ci vuole un fiore, cioè un dovutissimo tributo proprio a Piero e all'ultimo intervento che ha fatto. Quindi, perché gli avevo fatto questa promessa poi di... No, ma non ve lo dico, dovete vedere Ci vuole un fiore, perché sennò cosa l'abbiamo fatta fare? Ma però diciamo, ecco, ci sarà un tributo. Ci sarà un tributo a Piero Angela. Mi sembra giusto, doveroso, fai benissimo. Vabbè, adesso giocavo sulla ciclotemia. Ciclotemia è praticamente l'alternanza dell'umore. Cosa ti butta giù e cosa ti tira su? Bah, allora, mi butta giù vedere, ritrovarmi davanti alla maleducazione delle persone. Come ti capisco? Nel senso che... non rispetto, è una cosa che mi dà noia, mi dà un senso di sconforto totale, mi blocca, mi disarma. Ma non parlo dell'educazione formale, di etichetta, certo, parlo proprio del rispetto interpersonale. Il piccolo sopruso, la piccola arroganza, quelle cose qui. Sì, esattamente. Io ho generalizzato, però a tante forme d'espressione questa maleducazione, però è che mi butta giù, mi abbatte proprio. E invece, contrariamente, giusto per fare giustamente un giusto link, quello che mi tira su è vedere le persone molto gentili, le persone si interfacciano con il sorriso, con la disponibilità e soprattutto con la gentilezza. Ecco, rendermi conto che ci sono degli esseri umani che si comportano e si rapportano agli altri in quel modo mi tira su. Senti, ritornando alle passeggiate nei boschi, no? E secondo te che rapporto dobbiamo avere con la natura? Non so se hai seguito questa terribile vicenda in Trentino, no? Della morte di un ragazzo per mano, la prima volta nel nostro paese, per mano di un orso. E nelle Apuane non ci sono gli orsi. E tu tendenzialmente come ti comporti quando vai in montagna? Il tema della convivenza con la natura è un tema molto importante. Certo, assolutamente. Ora, in verità sulle Apuane ci sono, non so se siano gli orsi, poi ci sono sicuramente i lupi, quindi sono degli animali tendenzialmente
pericolosi per l'uomo ci possono essere, ma la verità è che secondo me il modo in cui bisogna andare a vivere la natura è sempre sulla base di, si torna sempre lì, sul concetto di base del rispetto della natura, cioè quindi rispettare anche quelle che sono le regole, quindi non osare, cioè avere sempre un senso della misura nel rispetto di te stesso, quindi nella protezione di te stesso, ma, e quindi anche nel rispetto diciamo dell'ecosistema. È tutta una questione di equilibri, quindi per esempio anche nel caso del ragazzo, ovviamente che in Trentino purtroppo è stato attaccato dall'orso, la verità è che purtroppo, insomma, questo è un esempio che bisogna avere. In verità le dinamiche specifiche non le sappiamo, no? Di come è andata nello specifico, però l'approccio secondo me deve essere sempre quello del rispetto. Però poi è facile parlare così, la verità è che posso dirlo, non mi è mai capitato di ritrovarmi davanti un orso, quindi certo. Sono situazioni che andrebbero vissute poi, parliamo di territori poi del quale insomma la montagna è tutta intorno, il bosco è tutto intorno, per cui ma hai più paura dei lupi che potresti incontrare nelle Apuane o dei tanti lupi che circondano il nostro ambiente? Guarda, hai detto bene. Allora, sai cos'è? Che probabilmente quello del nostro ambiente, mi permetto di dirlo, poi spero che ce ne siano pochi, per un motivo che il lupo, bene o male, almeno che non ti fa, il lupo nel bosco, se non ti fa un'imboscata specifica, scusate il gioco di parole, ma magari te ne accorgi, lo vedi arrivare e dici è un lupo, ok? E quindi dici è meglio che mi comporto di conseguenza. I lupi invece che ci sono nel nostro ambiente, il problema è che spesso, insomma, si travestono magari da pecorelle, capisci? Ecco, cioè, quindi non solo nostramente, anche negli altri, quindi non capisci, quello è il problema. Allora, ultima clip e poi ultima domanda, vai, altre canzoni di Francesco. Sia vera a tutti i costi, la mia versione dei ricordi, la mia versione dei ricordi. Tra le granite e le granate, lasciate ogni speranza voi che entrate e state. Na 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 na, di dove siete, com'è che state, ci state bene? State na 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 na, io siete, com'è che state, ci state bene e state. Volevamo solo essere felici, come ridere di niente, masticare i sogni audaci e fidarci della gente, solo essere diversi e buttarci un po' via e pigliare il mondo a sassi, se buttarci via, buttarci via. Allora Francesco, farai un altro Sanremo e farai un figlio? Vabbè, intanto tergiverso per rispondere, nel senso che grazie per questo bellissimo collage, perché ce l'avete messo proprio tutte le mie canzoni più conosciute, è anche un piacere vederle. I ricercatori sono bravissimi. Non mi ricordo le domande, è stato un piacere stare con voi. Va bene, dai, sei troppo simpatico. Ti grazio, non allora, te le rifaccio. Rispondo. Bravo, cerco di essere sintetico. Se tornerei a Sanremo, ovviamente sì, in qualsiasi modo, perché Sanremo, insomma, è un po', è un luogo per me importante. Sono partito da lì, diciamo l'inizio della mia carriera in termini di risposta da parte del pubblico parte proprio da Sanremo, quindi è un luogo felice per me, quindi ci tornerei, ammesso che sia la canzone a portarmici, nel senso che ci andrei con una bella canzone che ha senso portare per onorare appunto il Festival della Canzone Italiana. Quindi questa è la prima risposta. La seconda, ho sentito figlio, è possibile? Sì, la verità è che non è ancora successo, però è una cosa alla quale penso, e
insomma, mi auguro che prima o poi possa capitare, ma perché credo che faccia parte della naturale, come posso dire, correre della nostra esistenza, della nostra vita, sta nel senso della nostra esistenza, quindi è una cosa che naturalmente mi auguro che avvenga. E noi ti mandiamo tutte le nostre energie positive. Su questo so che il 9 farai un concerto a Carrara, giusto? Sì, ho diciamo già annunciato il fatto che probabilmente a fine di un tour, un'attività live che farò quest'anno un po' per l'estate in giro credo su tutto il territorio italiano, avrò il piacere di concludere tutto questo giro con un evento speciale a Carrara il giorno del mio compleanno, il 9 settembre, una grande festa, un grande evento, che è una cosa che volevo fare da tanto, quindi festeggiare la mia carriera fino ad oggi con i miei concittadini che tanto mi hanno dato e nello stesso tempo portare a far conoscere il mio territorio al quale sono legato un po' tutti i miei supporters in giro per l'Italia, ecco, e portarli a Carrara. Va bene, Beni, mi sembra molto molto bello anche per la tua terra, 9 settembre, io sono dell'8 settembre, mi devi dare però, sì però io sono del 70, tu hai 12 anni meno di me, per cui insomma se potresti essere un mio figlio non esageriamo, vabbè, adesso non esageriamo, vabbè, potrei essere la tua sorella maggiore, però mi devi dire, mi devi scrivere l'orario di nascita così ti do l'ascendente, il mio è Scorpione e così capiamo come... ci arriviamo in fretta. Ti facciamo la astrale. Ci arriviamo in fretta. Sento la mamma di tarda, mi informo e faccio. Bravissimo, ci teniamo. Torno a pranzo. Pranzo credo. Ora di pranzo, va bene, dai. Vabbè, però a mezzogiorno e l'una ci serve l'orario preciso. Noi qui c'è pure la mamma di sì, tuo, no, la moglie di mio padre. La moglie di tuo padre, sì. Di Francesca Pini, che è astrologa. Quindi qua noi gli affetti stabili risolvono qualunque enigma. Mi raccomando, tutti su Rai 1 questo venerdì e venerdì prossimo per Ci vuole un fiore. Grazie a Francesco Gabbani. Umberto, a presto. Ciao a tutti, buon proseguimento. Grazie, grazie, grazie. Adesso...